Il libro è tenuto insieme da un'idea forte. Ciao mamma, sono tuo figlio. Lei risponde, no, non è vero, sei Cary Grant. La mia idea è nata da raccontare un lato oscuro, insomma, di alcuni personaggi che mi ha sempre colpito. Io spoilerò ancora di più, cioè ve li racconto. Cioè, ad esempio, Cary Grant, cioè perché per me è un romanzo sulla società dello spettacolo, cioè anzi sull'implosione della società dello spettacolo. Quindi è un romanzo che ci riguarda più o meno tutti, perché noi viviamo in una società dello spettacolo profetizzata da Guy Debord nel 67, appunto, con la società dello spettacolo, che però è implosa, cioè noi siamo implosi noi stessi. Una delle cose che lo tiene in piedi è una specie di insicurezza sull'identità, cioè molti di questi personaggi dicono io non sono io sono un'altra persona, a cominciare appunto da Cary Grant che dice io sono Katharine Hepburn, e poi c'è Hemingway che dice chiamatemi Ernestina, e poi ci sono altri come Alan Poe che è talmente ubriaco che non capisce più di essere lui ad agire veramente, c'è Salinger che a un certo punto, come dire, vorrebbe non essere più riconosciuto da nessuno. Quindi questo tema del non essere se stessi è un tema fondamentale, mi sembra, del libro. Questa cosa sembra apparentemente contraddetta dall'effetto opposto, cioè in alcuni altri invece c'è una specie di enfasi del io sono, cioè io sono il più grande scrittore del mondo, io sono il più grande pittore del mondo, quindi è come se il libro fosse preso da una specie di tenaglia tra io non sono nessuno o io sono tutto. Mi sembra che l'idea forte del libro sia questa, cioè sia una specie di grande schizofrenia tra un annullamento della personalità dell'individuo e una voglia di infinito, diciamo così, un'esplosione paranoica della personalità. Benché parli di personaggi fondamentalmente quasi tutti o famosi o che sono diventati famosi, io credo che ci sia molto, anche un romanzo, ammesso che sia un romanzo e non una serie di racconti, molto autobiografico, cioè secondo me c'è molto di Serino in questi personaggi, e ci sono molto di questi personaggi in Serino, nel senso che l'ego di Serino non è così diverso da quello di Pablo Picasso, Hemingway o così via. Per cui il libro è un po' anche da capire quanto c'è di Serino nei personaggi famosi di queste stelle, quanto c'è di queste stelle in Giampaolo Serino. E così come diceva l'esimio Walter Zitti sul fatto che sono personaggi che credono di essere tutto e personaggi che non sanno chi sono, secondo me quelli sono anche le due anime di Serino, cioè nel senso alcuni personaggi possono incarnare il lato più aperto, insomma più notorio per chi conosce Giampaolo, e invece gli altri magari il lato più oscuro, più fragile, perché poi alla fine comunque secondo me la vera cosa che unisce tutti i racconti, che sono tutti i personaggi, anche chi col più ego, più convinto di essere il personaggio, la persona migliore, più famoso, più genere del mondo, sono tutti presi in un momento di grossa fragilità. Sono partito imbattendomi un personaggio, cioè la biografia di Cary Grant. La biografia di Cary Grant è cui l'Italia ha dedicato pochissimo. Il suo padre gli disse, guarda, tua madre è morta, allora lui, preso dallo sconforto, dal dolore, sono partito per l'America, dove fece fortuna e dove diventò appunto Cary Grant, che è un po' il simbolo, insomma, assieme a James Stewart, insomma, nella vita è una cosa meravigliosa, insomma, quel lato lì, quell'America lì, quel mondo lì. A un certo punto, mentre era una festa nel caso di un produttore, gli arriva questa lettera dove dice, guarda che tua madre non è morta, ma è ricoverata in un istituto psichiatrico, perché io quando volevo sposarmi con la mia attuale moglie, allora non ci si poteva divorziare, l'ho fatta rinchiudere in un manicomio. E leggendo poi il racconto, leggendo la biografia, io ho letto praticamente che in Italia è inedita, insomma, ho letto praticamente che Cary Grant prende subito la nave, va a trovare sua madre, che stranamente comunque collezionava tutto di Cary Grant, pur praticamente non ricordarselo solo più. Lui va e dice, ciao mamma, sono tuo figlio, e lei risponde, no, non è vero, sei Cary Grant.
se questo è vero, cioè se effettivamente c'è questa, dicevo, questa specie di lacerazione tra essere nessuno e essere tutto, ho l'impressione che questa cosa abbia molto a che fare, oltre che con la follia, con l'arte. Quindi la domanda di fondo del libro, secondo me, non è tanto una cosa sulla società dello spettacolo, sulle star, ma è: la letteratura può riscattare la vita? Quindi una domanda vecchia come il mondo, che però di volta in volta evidentemente per ogni scrittore si ripresenta. Il libro, ad andare a vedere le storie, è continuamente pieno di infelicità, perché ci sono storie di delusioni, di malintesi, di fraintendimenti, di rinunce, e quindi sono arrivato alla fine a pensare che Quando cadono le stelle abbia un altro significato, che non so se Serino ci avesse pensato o no, ma ci ho pensato io leggendo il libro. Visto che desiderare etimologicamente significa restare senza stelle, no? Desidera, e pare che venisse dai marinai che appunto quando non avevano più le stelle in cielo non sapevano più da che parte andare, e quindi le desideravano, volevano che le stelle riapparissero. Quando cadono le stelle, credo che voglia dire quando cadono le stelle rimane il desiderio. È un romanzo perché in realtà c'è tutto un fil rouge, c'è tutto un filo rosso che poi lo riporta nel racconto finale, nell'episodio finale, che non è un escamotage per finire lì la storia. Cioè, almeno io non ho pensato così. No, non ho pensato così. Cioè, poi tra l'altro io ogni capitolo ho cercato di tagliarlo su misura per il protagonista di cui parlavo, cioè nel senso Picasso è molto veloce, ha uno stile molto picassiano, cioè non so, Cary Grant invece è molto ingessato.